Il dolore intanto non aspetta, così come la vita passa, c'è un inizio, c'è una fine. Quindi mi recherò prossimamente in comune, dove sentirò una mia decisione. Morire con il libero arbitrio. È questa la decisione di Walter De Benedetto, 48 anni di Arezzo, che combatte da alcuni anni, ogni giorno, una patologia degenerativa che lo costringe a vivere su una sedia a rotelle e a sopportare soprattutto una serie di dolori alleviati dalla cannabis terapeutica. Questo martedì mattina, nella sua casa di Arezzo, gli hanno fatto visita Marco Cappato e Marco Perduca, ai quali ha confessato, ma rendendolo pubblico, di non voler morire intubato. La parola fine non so quando c'è, perché ancora amo la vita, rimane per me un dono perché è una cosa che ancora gestisco, ma quando non è più un dono, perché non gestisco più, non è più un dono. E quindi vorrei scegliere la parola libero arbitrio, che vuol dire proprio da non religioso o religioso modo mio. Poi ognuno può pensare ciò che vuole e rispetto il proprio pensare, però vorrei che anche il mio fosse rispettato, perché qui si parla di un dolore che va oltre la soglia della normalità. In ogni caso, Marco Cappato ha voluto evidenziare i ritardi dello Stato nella terapia. A Walter sia fornita la cannabis per la quale ha la prescrizione nelle forme, nei modi, nei tempi di cui ha diritto. E un aiuto sul diritto alle cure del dolore potrebbe arrivare già con la manovra finanziaria. Diciamo così, scrivere l'emendamento Walter De Benedetto, quello che raddoppia le destinazioni per la produzione a Firenze. Infine, un nostro momento con Walter. Come stai, anzitutto? Come pecor senza pastore vorrebbe dire, però vedo di andare avanti, confido in questo momento. Il problema è tutta la prassi burocratica, che è gigantesca e distruttiva, perché una volta ho trovato il dottore che te la prescrive, puoi trovare chi ti fa il foglio per la farmacia adeguato, oppure dico di andare a quella militare. Oddio, come si fa? Che vorrà fare il militare, capito? Con le cose più semplici si può trovare la chiave delle cose grandi, più grandi di noi forse.